ragazzi, momento speciale. Oddio. Anna si fa coccolare da me. Ti amo, lo sai, Annuccio. Questa gattina non la penso mai. Perché? Perché lei non si fa coccolare. Cioè, lei... A lei non piacciono le coccole da bambina, ragazzi. È così, sempre stato così. E purtroppo questi gattini non li puoi... Non gli dai tanta importanza. Anche se comunque la vedevo sempre. Comunque la vedevo, la... Che sei carina. Anna, cioè, Anna è un po' particolare. Tu gli dai da mangiare per un giorno. Gli dai da mangiare una volta. E ti vuole bene, ti ama proprio sconfinatamente. Perché ieri ti potevi di portare a mangiare, quindi... Oddio! Quello che però... Perché, siccome niente si butta, me ne so così. Io, per esempio, mangio una... Se non riesco a mangiare tutta una cosa, magari non mi piace un piatto, non... Comunque non lo mangio. Se non mangio qualcosa, magari lo metto in un vassoio e glielo porto ai amici. E loro mangiano. Lo so che sono carnivori, ragazzi, perché i gatti sono animali carnivori. Però, raga, io che ci posso fare? Non è che gli possiamo da carne con cantini sempre. Anche perché i concantini sono cresciuti di prezzo. E uno magari vuol dire... 5 euro. Ma se non sapevo, costavano tipo 5 euro i concantini. Non so, saranno 5-10, ma non mi ricordo. Ma 5 euro, come fai ad avere 5 euro? Ma con 5 euro ti puoi comprare tante robe. Cioè... Perché secondo voi no, io se... Cioè... Perché, ragazzi, non sono ricco. Cioè, se io fossi ricco avrei... a parte che non sarei neanche, cioè, fossi anche solo benestante, secondo me non registrerei neanche dalla PlayStation, non farei video, cioè, i video in quel modo, perché avessi, cioè, io se fossi magari anche da benestante, credo che avrei se poi ho usato bene il congiuntivo, credo che avrei io avrei un computer almeno fisso buono, credo, magari di avere un, che ne so, un modo, anche se solo registrare la PlayStation magari, o magari una chiavetta USB, me ne ho parlato poi nel video di The Binding of Isaac, ho una chiavetta USB lì dove poi, ma che carina. Dove poi porto i video magari su qualche programma di editing, porto questi video tramite la chiavetta USB e non ci sarebbero problemi, i miei video farebbero certo più visualizzazioni, comunque avrebbero più seguito, sarebbero più belli, ma io mi arrangio con quello che ho, cioè non sarei qua a fare i video con i gattini in un posto, così, in mezzo alle campagne, perché quella è una campagna, questa è una campagna, è tutta campagna, cioè poi ci sarà stata poi di là, per esempio, di là, però per dire tutta campagna, cioè ragazzi, noi viviamo in una casa, cioè io non è che vivo qua, però comunque io faccio i video qua dei gatti in una casa di campagna, cioè in una casa che sta vicino alla campagna, che è una casa di campagna praticamente. Cioè non è che poi io non sto facendo i video magari per un viale, per un posto bello da vedere, è in una campagna brutta, così, ma è meglio arrangiarsi con quello che sia, e io non voglio di più di questo, perché io magari sto, credo di stare anche meglio. Comunque questa è una frase che dicono che direbbero tutti quanti quelli che comunque sarebbe essere. Ma io sto meglio qua che una campagna magari. No, forse non è vero. Però io sto benissimo adesso come sto, questo voglio dire. Sto benissimo come sto, non ho bisogno di una campagna, di un giardino pulitissimo. Cioè un giardino con questo. Guardate qua questa campagna. Guardate qua. Cioè, è una campagna di merda, sì o no? Una campagna bellissima, assoluta, la vorreste avere tutti quanti. No, è una campagna brutta che viene ripresa da ogni video che faccio e basta, di cui ci sono animali, le carcasse di animali sepolti. Per esempio, ci sta un cane, ci sta Snow sepolta là, per esempio, dopo quel muro. Cioè, noi ci mangiamo con quello che teniamo, noi mangiamo, l'importante è che riusciamo a vivere bene. Cioè, questi gattini, no? Questi gattini non mi hanno fatto cambiare, ok? Perché questi gattini sono proprio loro che mi tengono compagnia durante magari il pomeriggio. Perché io, come ho detto anche nel video di The Binding of Isaac, sto molto da solo, passo molto tempo da solo. E dunque io quando magari
sto triste cose. Loro capiscono subito, ma io ragazzi non sto scherzando, per dire. È vero proprio, cioè mi ricordo che mi punse un'ape e io piansi per tanto, era un po' di tempo fa, cioè comunque loro non sanno, cioè per esempio Paris non era così, Bloom non esisteva, Daisy era piccola raga, quindi parliamo nel 2017, 2018, mi morse un'ape e io per la paura poi mi mise a piangere per tanto, cose, e quando sono salito sopra, ok, per far controllare meglio la situazione dai miei genitori, dai miei parenti, sai che queste unghie maledette. Ai amici, stacca le unghie. Cioè, ai amici, perché questo tu appizzi tanto. Vai amici, stacca. Non so tirando, stacca. Tenga stacca l'unghia. Oh, ok, posso, a posto. Meno male, amici. Esco con la sua peste, però adesso no, per esempio. Mi sento compagna magari infatti fare un video e il fatto di coccolare un mito che muore bene. Tipo Paris. Ok, adesso passiamo a qualcos'altro del campione di Easy Vlog. Comunque sì, sto facendo così che vedendo un'altra compagnia, cosa. Vabbè, alla fine questa è bene male. E non voglio vedere altro, cioè, io l'unica cosa che vorrei magari migliorare. Io magari prendo un gatto e lo porto qua. Una cosa che magari vorrei migliorare è il fatto del montare magari video, montare le cioè fare le copertine da computer, perché voi capite che comunque da computer non è che io ci metto 2 secondi, cioè comunque quel video lo carico alle 11 io. Comunque tutti i tasti, le unghie. Basta che sposti la zampina così, guarda. Cassare unghie dappertutto lei comunque, veramente incredibile. Comunque, stavo dicendo, ma lei in che posizione sta, amico? Che carino, che carino. Copertina, copertina, mamma mia, copertina tantissimo. Copertina foto su Instagram. A proposito, link in descrizione. Ah sì, ragazzi, stamattina che erano le 7, io stavo letteralmente andando a scuola. Ho detto, cazzo, io devo arrivare, ma io devo mettere la copertina e il link di Instagram l'ho messo, eh? Il link di Discord ho messo. No, ho sbagliato. Vabbè, ho sbagliato perché io avevo messo il link di... Scusate, stavo parlando nel studio, perdonatemi. Proverò a mettere, perché poi non ho fatto in tempo, perché il video l'ho caricato un po' di tempo. Comunque, pure lui incassa le unghie qua. E vabbè, comunque così è incredibile queste unghie. Questo qua non è posto giusto, mi sa. È un tavolino sbordo. Cioè, come si chiama? È un tavolino, come lo vedi? Tipo lordo, una bella genere. Sporco. Non ci sta più Blumi? Pensavo di un'altra cosa, però non ce la so. Stiamo mangiando loro. Che stiamo mangiando? All'oliva. Comunque sto dicendo, io so che comunque i gatti sono onnivori, però. Ragazzi! Sono comunque 5 oggi fare tantissime cose. Non bisogna mai sottovalutare il fatto che una cosa costi poco e quindi perché non te la devi comprare? Cioè, un abbonamento a uno streamer costa, che ne so, 3, 4, cioè 4, 5 euro. Ma 5 euro? Perché non ti abboni? Perché non ti abboni? Ma diglielo tu perché non ti abboni? Cioè. Perché non ti abboni, sono pochi. E siete voi che siete abituati ad essere pochi. Cioè, siete abituati che i 5 euro siano pochi. Ma con 5 euro, raga, con 5 euro letteralmente ti ci puoi comprare il mondo con 5 euro. Cioè, con 5 euro tu ci mangi, raga. Cioè, tu ci mangi, vai. Voi ci mangiate, cioè uno ci mangia con 5 euro. Cioè, con 5 euro, che ne so, ti puoi comprare. Cioè, con 5 euro ti puoi comprare della pizzeria che conosco io, che fa prezzi bassi e fa una pizza proprio buonissima, proprio di quell'instant. Fa una pizza proprio, mamma mia. Ma ti stai mangiando? Vabbè. No, amici, non ti mangiare la roba, il polissi. Sai, polissi. Cazzo, non so. No, sì. Comunque, mi sta a finire perché 10 minuti. Invece, bisogna dire che 5 euro magari sono pochi, ma con 5 euro tu magari. Dove la pizza ti dovresti comprare una pizza margherita più una Coca-Cola, per esempio. Oppure con 8 euro ti potresti comprare un menù pizza Coca-Cola e patatine da tipo un fast food che conosco. Con 5 euro ti ci puoi comprare anche il mangiare
anche una, un piatto di pasta ci puoi comprare con 5 euro. Oppure, ma per esempio, sono cose poco salutari, tipo la pizza, però. Okay, alimenti intendo che non da mangiare tutti i giorni. Però magari una pasta, no? Tu con 5 euro ci puoi letteralmente mangiare qualcosa di salutare anche. Cioè, con 5 euro che ti puoi comprare, che ne so, un tipo come fa? Quei cosi di mele, quei cosi di mele, la frutta comunque. Cosa salutare, la pasta magari te la puoi. Ma non so quanto costa pasta, per esempio, con qualche condimento, ad esempio, tipo che ne so, pasta con pomata di pomodoro, pasta con. Pasta di patate, io non so quanto costa, perché comunque. Cioè, ogni supermercato proprio costa. Però comunque veramente tu ci puoi comprare. Poi 5 euro, per voi se ne sono pochi, per me sono tanti 5 euro. Cioè, io ragazzi, io preferirei veramente fare altro. Cioè, se io ho 5 euro che li uso per mangiare, li uso per abbonarmi a uno streamer, cioè, capite pure voi che comunque è una cosa un po'. È una cosa un po' strana. Cioè, io magari mi faccio un abbonamento che poi dici un mese. Io magari, che ne so, faccio un abbonamento di 3 mesi PlayStation Plus. Adesso ho il Prime perché me l'hanno regalato. Perché gli hanno regalato a mia zia. Veramente già ce l'aveva e me l'ha dato a me. Perché io tanto mi sono abbonata a uno streamer gratis col Prime. Ma niente di più, raga. Comunque, e poi seguo l'abbonamento di PlayStation Plus. Ma perché PlayStation Plus è qualcosa che mi fa passare il tempo, è una cosa che comunque mi serve, perché per me proprio per me che alla fine io amo i videogiochi, amo cioè, io gioco tanto per esempio giochi come GTA Online, come che ne so, Mafia, Mafia Definitive Edition, che è un gioco mensile che c'è di più col Plus. Quindi il Plus di 3 mesi me lo faccio, perché un mese sarebbe poco conveniente, e quindi 3 mesi è una via di mezzo. Se, non ho mai pagato un abbonamento 60 euro per un anno, praticamente. Grazie per questo video, se vi piace, se vi è piaciuto, iscrivetevi, se il canale vi piace, ci vediamo sempre al prossimo video, ciao ragazzi!